Oggi riaprono a Zurigo in tutta la Svizzera, ristoranti anche al chiuso, ovvero potevano prima accettare nelle terrazze già varie persone, adesso però le regole sono un po' più lasche e per fortuna si può anche ritornare dentro perché la gente inizia a vaccinarsi, quindi buon segno, e i business possono ritornare a fare un po' di soldini, oltre a dare qualche possibilità, se inizia a piovere, anche di poter mangiare dentro e prendersi un caffè. La verità è che però stavolta mi sono preso un caffè qui a Europa Alley, uno dei posti che mi piace più di Zurigo ultimamente, e preferisco farmi un giro al sole, andare vicino alla fontana che sembra un tombino intasato di Roma e godermelo là. Però già soltanto che ci sia l'opzione è una bella cosa, no? Andiamo a vedere un pochino questa fontana in divisione. Caffè di Bicaffè. Io sono uno schiavo di Starbucks purtroppo, ma devo dire che questo Bicaffè non è niente male. Non bevo latte intero, però hanno un latte di soia interessante, hanno anche un altro paio di opzioni e il sapore del caffè è molto buono, hanno anche vari prodotti che vendono. Qui all'Europa Alley c'è una bellissima passeggiata per chi è un cittadino come me, con ampi spazi per allargare la vista, con una bella ferrovia, piace tanto ai bambini guardare i treni che passano, il TGV o il regionale che sia, e c'è soprattutto la fontana preferita da loro, ce li ho portati l'altro ieri, potete già vederla lì, ed è una fontana raso terra in pratica, adesso andiamo a vedere da più vicino. L'idea è proprio originale, anche se non mi convince del tutto, ma è molto divertente per i bambini. Appunto, come dicevo, sembra un tombino intasato di Roma, perché proprio vicino al marciapiede si forma questa pozzanghera, che però è fatta apposta, perché vedete questi schizzi, è alla fine dell'Europa Alley. Vedete questi schizzi della fontana lì in fondo dietro a me, che forniscono acqua al tutto, e ci si può entrare con un bel costume, i bambini entrano dentro direttamente a correre dentro la fontana, addirittura col monopattino, lanciandosi dentro, quella mia figlia di 2 anni si lancia dentro, si diverte un sacco. Una bella idea divertente, molto interattiva, direi, se permetteranno ai bambini di continuare a giocare. Vi saluto da questa bella giornata di sole, le cose vanno sempre meglio, un augurio per una bellissima fine primavera e una bellissima, ancora più bella estate. Buona giornata.